si chiamava? Benvenuti a San Giuliano Milanese, stasera siamo qua per l'inaugurazione di una nuova attività commerciale, si tratta di un nuovo bar, come vedete si porta il nome del municipio, tra poco avremo anche qui il sindaco, giunta, avremo anche il sacerdote Don Lino che farà la benedizione come si fa in tutte le inaugurazioni di attività nuove. Vi ricordiamo inoltre che tra poco vedrete una sfilata di moda di tre stiliste, Veronica Ribalta, Patrizia Bermeo e Cristina Avila, che hanno un atelier a Milano e stasera offrono un piccolo assaggio delle loro creazioni. Benedici, o Signore, questo locale, dona a tutti il pane, al loro cuore la pace, dirigi i nostri passi sulle vie del bene e donaci la salute dell'anima e del corpo per Cristo nostro Signore. Prima di lasciarvi la benedizione faccio gli auguri al signor Franco Salerno e a tutti coloro che con lui collaborano, l'augurio che sia un posto bello, che non solo diventi un luogo di sereno ritrovo, ma usiamo anche una parola più grande, di accoglienza, che chi arriva si senta bene. L'impressione prima è proprio bella e credo che chi verrà si sentirà così bene. Scenda su di voi la benedizione di Dio Onnipotente, un bel segno di croce, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Abbiamo appena finito la giunta e siamo contenti di essere qui. È bello comunque, anzi straordinariamente bello, venire ed essere invitati all'inaugurazione di un'attività commerciale all'interno della nostra città, perché dimostra comunque che San Giuliano è una città nella quale si può investire. Abbiamo fatto un bel investimento per dare anche dei posti di lavoro, visto le difficoltà che ci sono, sono dei posti di lavoro nuovi che abbiamo creato. Domani adesso sì.
Viaggiando dai mari ghiacciati della Groenlandia fino ai deserti più aridi del Messico. Lungo il cammino ha conosciuto campi di battaglia, ha cambiato vestiti e denominati, ma ha anche conosciuto creature di grande, ha sfidato il mondo, ha sfidato il jet lag. Bill è tornato, seguitelo nella nuova stagione di Il Testimone, da martedì 15 aprile. Ho messo la mia pagina e la mia moglie mi ha amato.